Certo. Grazie. Vabbè, allora lei insomma su dove prendeste le armi quella sera non è in condizioni di darci delle risposte precise. No, così? Anche perché quasi sicuramente non siamo stati noi a prendere le armi, ma c'è sempre qualcuno che ce le porta o sul posto da dove si parte. Ecco, e si sforzi un attimo di pensare. Già l'ho detto, non me lo ricordo. Ma non c'è la risposta che non ricorda. Presidente, la prego. La prego, Presidente. Se non lo ricorda, è inutile. E se lo dice due volte non casca il mondo. E non mi pare di aver compiuto un attentato alla libertà. No, però l'ha già detto tre o quattro volte. Ma io ne ho contate due. Sono 128. 128? 128. Avevo capito che avesse dato un'indicazione di colore. Non ricordo. Di chi era quella macchina? È una macchina rubata. Chi l'aveva rubata? Non so, quasi sicuramente Paradisi, quasi sicuramente. Ma l'aveva rubata per l'occasione o era una delle macchine a vostra disposizione? No, avevamo sempre qualche macchina rubata nella zona, appunto, perché ci si poteva cambiare l'occasione di consumare. Di utilizzarla, sì. L'andò a prendere lei quella sera? Non lo ricordo. Non lo ricordo. Senta, dopo il fatto delle armi, che cosa faceste? Saranno state riportate al punto di tutti i reati. Cioè, solitamente facevate... Si rimettono le armi nel borzone e una persona si occupa di riportarle al punto di provenienza. Ma lei ricorda che quella sera lo faceste? No, ma è una cosa matematica, ovviamente. Senta, potrebbe essere stato Carminati a riportare quelle armi e a prelevarle prima? Potrebbe, perché no? Non sono in grado di ricordarlo, però potrebbe essere stato, anche perché Carminati era uno che aveva libero accesso al Ministero della Sanità. Però solo al Ministero della Sanità, negli altri vostri depositi non aveva libero accesso Carminati. No, però Carminati aveva a disposizione anche un altro borsone di armi che potrebbero essere state usate quelle. Ma quelle erano le armi sue, di Carminati e del suo gruppo? Sì. Quindi dopo il fatto, come vi allontanaste dal luogo? Sulle macchine di provenienza. Cioè voi eravate su una 128? Sì. Poi vi siete allontanati tutti insieme sulla 128 o ho capito male? No, tutti insieme. C'era Paoletto Frau che stava nelle vicinanze con la macchina sua che già ci aveva indicato il posto. E lì avete fatto il cambio? Abbiamo fatto il cambio nella zona. Adesso non mi chiede il punto preciso perché già l'ho detto. No, le sto chiedendo il punto preciso. Le sto chiedendo se avete fatto il cambio. E tutti quanti vi siete trasferiti sulla macchina di Frau? No, c'erano più macchine, io mi sembra che c'era una macchina mia, non ricordo quale. Di solito io me ne vado sempre solo dopo, infatti. Lei di solito se ne va sempre solo. Bene.